ci sono numerosi ciliegi che potrebbero davvero essere maggiormente valorizzati se solo la politica desse una mano ai ciliegi produttori. Ciliegi di buona qualità, ciliegi che vanno sui mercati esteri, che però si confondono in questo mercato globale con altre ciliegie che vengono dall'estero, che non hanno le stesse qualità organolettiche delle nostre, quindi non va bene, qualche cosa bisogna farla per valorizzare. Io vorrei dire che questo è un evento che vorrei ringraziare il svolgimento di questo incontro. È un incontro che viene organizzato dalla settimana FACS, che è molto radicato nel sud-est barese, in collaborazione con il consorzio Mediterra, di cui qui abbiamo il massimo esponente, il dottor Daniele Feltri, che da anni si prodiga e si dedica, sia ai problemi del suo territorio. Abbiamo anche dottor Topputi, consigliere uscente del Comune di Turi, che dovrebbe essere il capofila di questo consorzio, e ora è stata commissariata l'amministrazione comunale perché è venuto il Io ritengo che se questo prodotto riuscisse ad ottenere la DOP, di cui si parla da decenni ma non si riesce mai a risolvere, a venirne a capo, probabilmente le cose sarebbero diversamente. C'è il dottor Bentrella, che è un esperto del settore, che potrebbe darci delle indicazioni su come sviluppare, perché l'idea, se non erro, è aprire un tavolo tecnico che veda insieme le amministrazioni di Turi, Capofila, Conversano, Castellana e San Michele per agevolare questo riconoscimento. Dottor Bentrella. Grazie mille. Buongiorno a tutti. Ma scusa, io volevo salutare e chiedo scusa il padre Jean-Marie Jeffrey, che è un esponente della Segreteria di Stato Vaticano, che ci onora della sua presenza, è una presenza importante perché quest'anno c'è il Giubileo Oronziano, che Turi ha come proprietà, protettore Sant'Oronzo, e quest'anno appunto ci sono dei festeggiamenti particolari, c'è cioè quello del Giubileo Oronziano, e la comunità turese sogna l'arrivo del Pontefice Papa Francesco, e quindi speriamo che questo accada. Se ci può dare un saluto, se vuol dire qualche cosa, guarda. Salute. Noi la carità diciamo, rappresenta il vicariato, diciamo, la Basilica San Pietro di Vaticano, dove ci sono il prefetto, coadiutore del capitolo, e siamo il Palazzo della Cancelleria, dove fungo da commissario della Rota Romana e ufficiale della penitenziaria apostolica. È proprio questo ufficio che ha fatto i decreti per questo giubileo del quale avete parlato. Sono anche presidente di un'associazione, diciamo, di promozione sociale che si occupa del patrimonio dell'arte, dell'arte sacra in particolare, che vuole interessare i giovani, artisti, artigiani, a riscoprire le bellezze dell'Italia e in particolare di Roma, che è stata fino a cent'anni fa il centro del Grand Tour. E quindi tra i nostri soci ci sono tantissimi europei che vengono, diciamo, ospitati da noi per imparare, per perfezionarsi nelle tecniche artigianali e artistiche. Quindi io penso che possiamo fare una bella collaborazione tra patrimonio, quello artistico e poi quello della possiamo fare Dov'è una bella Papa binaria. Turi? Dov'è Papa Turi? Speriamo, sì. Comunque se ne dicesse, il cielo della... Quindi, il cielo. Grazie.
Grazie, un ringraziamento particolare anche all'onorevole Boschi che ha lasciato il suo lavoro e per onorare la sua presenza. E magari poi ci dirà qualche cosa dopo la lavorazione del Prego. Grazie. Iniziamo con ricordare le caratteristiche della ciliegia. La ciliegia fresca ha proprietà depurative e disintossicanti. I ricercatori dell'University of Michigan hanno dedotto che il consumo di ciliegie o del loro succo riduce l'infiammazione e il livello di grassi nel sangue. Queste due condizioni portano malattie cardiache e aumento di peso. Il loro consumo ridurrebbe di molto la percentuale di colesterolo del nostro organismo grazie alla presenza di sostanze antiossidanti. La presenza di antiossidanti è in grado di contrastare l'attività dei radicali liberi, si diminuisce così il rischio di sviluppare patologie legate a cuore. La ricerca del laboratorio è effettuata dall'American Institute of Cancer Research. Si legge nell'articolo, ha mostrato che gli antiossidanti rallentano la crescita tumorale, rallentano l'invecchiamento cellulare, la loro assunzione ci protegge dalle infezioni batteriche e virali, in particolare il Covid. Crisi del comparto agricolo. Nonostante tutte queste ottime qualità, il prodotto da anni non riesce ad essere valorizzato quando entra sui mercati esteri. Viene venduto da piccoli imprenditori a 2 euro e rivenduto dalla grande distribuzione a 25 euro al chilogrammo. Questo scompenso è determinato dal ritardo dei processi di internazionalizzazione da parte dei piccoli imprenditori e dall'assenza sul territorio di una certificazione del prodotto di qualità. Manca la DOP, la denominazione d'origine protetta, per la cultiva ciliegia ferrovia. Cosa fare? Riprendere i lavori per la predisposizione della domanda di riconoscimento DOP. Ricordiamo che tale domanda deve essere inoltrata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e può essere presentata di norma esclusivamente da un'organizzazione associativa in base al regolamento CE 2081-92 e successive modificazioni del regolamento CE 510 del 2006. Che cos'è la DOP? La denominazione di origine protetta è un atto di tutela giuridica della denominazione che viene attribuito solitamente per legge a quel prodotto la cui caratteristica dipende essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui è prodotto. Ma le certificazioni convengono ancora. Oltre a dare maggiore potere contrattuale ai piccoli produttori, ad aumentare il loro fatturato, a contrastare la contraffazione alimentare, ricordo che secondo l'Istituto della Camera di Commercio Internazionale il valore delle merci contraffatte oscilla mediamente ogni anno tra il 5-7% del commercio mondiale, pari ad un valore di 200-300 miliardi di euro l'anno, in valore sono aiuti dell'Unione Europea attraverso i fondi specifici. Che cos'è un fondo dell'Unione Europea? È uno strumento di finanziamento della Commissione Europea dedicato alla ricerca scientifica e all'innovazione. Il budget stanziato è più alto al mondo, quasi 80 miliardi di euro in per 7 anni, 2014-2020. Finanzia progetti di ricerca o azioni volte all'innovazione scientifica e tecnologica che portino un significativo impatto sulla vita dei cittadini europei. Possono partecipare tutte le persone fisiche e giuridiche. Quali vocazioni? Ad esempio si pensa attività di ricerca e di sviluppo per nuove culture, innesti di alberi più bassi, con le stesse caratteristiche organolettiche, con ottimizzazione del tempo e facilità della raccolta, impianti innovativi per proteggere gli alberi dai ripetibili cambiamenti atmosferici. Il budget totale è di 960 miliardi, il plafond delle spese è così ripartito. Per l'agricoltura sono previsti 373 miliardi, pari al 38,9% del budget complessivo. Dotazione per le DOP. Nel 2017 la dotazione finanziaria complessiva è stata di 140 milioni di euro, somma che grazie ad un aumento progressivo nel 2019 arriverà a 200 milioni di euro. Le aziende italiane nel 2016 sono riuscite ad accaparrarsi il 20% totale, ossia 113 milioni, vale a dire 23,5 milioni. Perché la ciliegia ferrovia deve restare fuori da questi processi innovativi? Altro ritardo dei processi è quello relativo alla internazionalizzazione. Dato il periodo di crisi che l'Italia vive da diversi anni e considerata la forte concorrenza, anche sleale,
da parte di aziende estere è diventato prioritario per le aziende produttrici italiane acquisire la capacità di vendere i propri prodotti all'estero. Il processo di internazionalizzazione non fa riferimento solo alla vendita dei mercati esteri, ma alla capacità che l'azienda ha di sviluppare un network internazionale, una rete di contatti e partners che l'aiutino a diventare un player internazionale. Strategia. Le strategie per penetrare da parte delle imprese sui nuovi mercati sono diverse. Sinteticamente evidenziamo: A. Esportazioni dirette e indirette. B. Alleanze strategiche, accordi strategici, joint venture. C. Investimenti diretti esteri. D. Attività istituzionali volte a favorire accordi commerciali. Un esempio di aiuto dell'Unione Europea, COSME 2014-2020. Il programma COSME, dotato di un budget di 2,2 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, intende accrescere la competitività delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, incoraggiando una cultura imprenditoriale e promuovendo la creazione di nuove aziende. La Commissione Europea prevede che per il programma contribuirà ad un aumento annuo di 1,1 miliardi di euro sul PIL dell'Unione Europea. L'accesso ai finanziamenti sarà più facile per gli imprenditori, in particolare per coloro che sono disposti ad avviare attività transfrontaliere, con un aumento annuo previsto da Bruxelles di 3,5 miliardi di euro in prestiti aggiuntivi e o investimenti per le imprese europee. Bando per internazionalizzazione cluster. Il bando, con un budget di oltre 5,7 milioni di euro, intende promuovere la collaborazione transnazionale tra cluster e reti di business, supportando partenariati strategici con interessi di paesi terzi. L'obiettivo è sostenere l'internazionalizzazione dei cluster, coinvolgendo le organizzazioni interessate a definire e gestire l'European Strategic Cluster Partnership Point International. Fondo per tutto. L'invito è rivolto a cluster, reti di business pubblici e privati, aventi sedi nell'Unione Europea e nei paesi che aderiscono al programma COSME. Le domande devono essere presentate da consorzi composti da almeno tre diversi cluster e reti di business. Il contributo europeo a fondo perduto ammonta al 75% del piano di investimento. Infine, la mancanza di investimenti in ricerca e sviluppo costringe le aziende agricole, che non riescono più a trovare manodopera locale specializzata, ad assumere lavoratori stagionali extracomunitari, favorendo così povertà, lavoro sottopagato e migrazione non controllata con grave degrado sul territorio. Conclusioni. Bisogna avviare un percorso che individui alcune priorità e realizzi iniziative concrete per il sistema produttivo agricolo. Inizio prossima settimana invieremo al commissario prefettizio di Turi un interpello per l'avvio della progettualità. Grazie per l'attenzione e resto a disposizione. L'importanza per la cerasicoltura nel sud-est barese si vede anche dalla presenza di migranti che si fermano a Turi, perché è già verificato più o meno, non in maniera così eclatante, lo stesso fenomeno che si è verificato in Foggiano. D'altra parte la ciliegia è un prodotto che non è come le mandorle, dove quando arriva la maturazione bisogna raccogliere, quindi davvero c'è necessità di partire tanta manodopera. Il comune di Turi si è adoperato, grazie anche all'amministrazione uscente, e con un'operazione di housing per i migranti. Il dottor Tobutti, che è un consigliere uscente dell'amministrazione comunale di Turi, ci dirà qualche cosa. Io però, prima di darle la parola, volevo evidenziare che mi sembra non mi sembra possibile che un chilo di ciliegia alla grande distribuzione venga venduta a 25 euro per chilo, insomma, mi sembra una serie di operazioni che noi dovremmo, penso, rivedere e correggere, anche perché i colleghi giornalisti, cioè abbiamo il direttore del giornale di Monza, se scrive questa cosa ci prendono per... Sicuramente questo prodotto nei supermercati, sulle bancarelle, il mercato viene venduto molto più di quanto lo acquistano all'ingrosso, però insomma, 25 euro mi sembra esagerato. Dottor Bertopù, prego. Salve a tutti, buongiorno.
300.000. 300.000 sono i quintali di riciclice che ogni anno vengono raccolte dai produttori del sud-est varese, e mi riferisco a Tuli, Casamassima, San Michele, Castellana Grotte. Colgo l'occasione per salutare l'onorevole Maria Elena Poschi, già madrina nel 2016 della 26ª sagra della Ciliegia Ferrovia. L'onorevole La Carra, senza di lui oggi non saremmo qui, lui è stato il promotore di questa, ha accolto la nostra iniziativa. Il dottor Michele Russo, di Telenorba, e il dottor Natale Ventrella, di Fazza, di Fazza. Scusa. Il dottor Natale Ventrella, amministratore delegato del Consorzio Mediterre. L'invito che voglio fare oggi agli imprenditori agricoli è di associarsi a creare consorzi, a creare delle associazioni, perché è importante fare squadra, regolamentando e controllando i passaggi che vanno dal produttore al consumatore finale. Certo, bisogna tutelare maggiormente il produttore, perché in primis senza di lui non ci sarebbe il prodotto. È il soggetto su cui ricadono i rischi maggiori: rischio pioggia, rischio gelo, rischio grandine, rischio nebbia in fioritura, rischio che ci sia poca produzione e infine il rischio di vendere il prodotto a basso costo. Solo così possiamo, attraverso queste politiche, evitare il rischio di abbandono delle terre da parte dei giovani, figli dei produttori, che non riescono più a sopravvivere dignitosamente. E quindi c'è sempre più bisogno, e questo lo chiedo alla politica, di attuare delle politiche agricole che devono portare a creare occupazione dei giovani. E non è un caso che oggi ad offrirci le ciliegie è stata una cooperativa Giovani di Turi, nata un anno fa, chiamata Terra Adriatica, ed è a questa cooperativa formata da giovani che voglio dare oggi il mio in bocca al lupo. Ringraziamo questa cooperativa che è Terra Adriatica di Govascio, Savio, Francesco e Giovanni, Carenza Gianluca, presidente, tutti giovani. Quattro giovani che sono messi insieme. C'è un volo direttivo, poi ci sono i soci che sono. Bene, questo penso che sia davvero la strada giusta. E questa è la strada da cui sono riuscito a prendere. Sentiamo che aiuto ci possono dare i nostri politici. Onorevole La Carra, della DOP si è già tentato, esperito un tentativo in passato che ha abortito perché si voleva una DOP a livello provinciale, invece le amministrazioni, gli operatori locali del sud-est varese vorrebbero una DOP tutta per loro, perché ritengono che le qualità organolettiche di questo prodotto siano diverse da quelle del nord varese, per intenderci. Come si può intervenire? Che cosa può fare la politica? Che cosa può fare in questo caso come questo? Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Vi ringrazio per avermi dato invece l'opportunità di presentare un prodotto che per noi pugliesi, soprattutto per chi vive nel sud-est varese, ha un'importanza fondamentale anche da un punto di vista dello sviluppo economico del territorio. E ringrazio Mariana Boschi, che ho diciamo quasi con violenza costretto a partecipare a questo incontro, ma era doveroso, no? Nel senso che non sapeva di questa iniziativa per mia colpa, e avevo omesso di considerare invece che lei è stata non solo, quindi mi scuso di questo, presente fisicamente come ministro, credo sia all'epoca, e madrina della festa della ciliegia, e quindi ha onorato la nostra terra della sua presenza, alla quale posso dire, se non senti, sei particolarmente diciamo, legata, visto che insomma, hai partecipato a numerose iniziative nel nostro territorio e noi siamo sempre stati felici di ospitarti, e naturalmente invito, vale anche per il futuro. Cosa può fare la politica? La politica, insomma, credo che possa spendersi per un prodotto che ha questa importanza, ma che conserva ancora anche per le difficoltà sia sotto il profilo della distribuzione e anche per deficit.
l'incapacità anche degli imprenditori di fare rete, di costruire cervelli, cioè di ricostruire anche momenti aggregativi, perché io sono stato qualche giorno fa, per questo diciamo, è evidente, è il periodo in cui c'è la raccolta del prodotto, che peraltro non può rimanere in pianta per molto tempo, anzi sono ore assolutamente come dire, contenute nel tempo, nelle quali è indispensabile procedere alla raccolta, con il rischio che se non la si fa si perde il prodotto. Molto, come diceva Fabio Dottuti, un prodotto esposto alle intemperie, molto più di altri prodotti, è sufficiente una grandinata che rischia di mandare in fumo il lavoro di un anno. Quindi un'attenzione della politica sia in ordine anche alla protezione dell'attività degli agricoltori e quindi la possibilità quindi evitare, insomma, consentire che siano protetti rispetto a una serie di rischi che sono molto più diciamo, evidenti e concreti rispetto che ad altre produzioni, e incentivare soprattutto per l'area di riferimento di cui abbiamo parlato, cioè parlo di Comune di Castellano, di Casamassima, c'è anche Conversano che in qualche modo viene ricordato nei paesi in cui Conversano, soprattutto io sono stato un grande stabilimento di Conversano proprio la settimana scorsa e ho assistito a un fenomeno che non conoscevo. In buona sostanza, lo dico per chi non è addetto ai lavori, quando c'è la produzione di ciliegie ci sono tanti piccoli proprietari terrieri che hanno anche dei piccoli appezzamenti anche privati che raccolgono il prodotto e lo conferiscono a questi grandi imprenditori che poi curano la raccolta, la vendita e la distribuzione. Quindi anche chi ha un piccolo appezzamento non è neanche professionalmente impegnato in questa attività e ha una piccola produzione di poche piante, il prodotto lo conferisce a questi grandi distributori che poi procedono al trattamento e poi alla distribuzione in tutta Italia, non solo in Italia, anche all'estero. Naturalmente, insomma, bisogna anche che si faccia qualcosa per contenere il prezzo del prodotto, soprattutto in fase di esportazione, perché sono 25 euro al chilo, insomma, quando si parla di oro non siamo molto distanti, evidentemente, con la valutazione. Bisogna, questo si può fare con una riorganizzazione della produzione e anche costruendo una rete efficiente che funzioni. La politica, torno alla domanda iniziale, perché se no faccio come fanno la parte dei politici che scrivono le domande, io farò in modo di sfuggire a questa regola. E cosa può fare? Certamente lavorare per la certificazione d'oro, questo credo che sia un impegno che io mi sento di assumere. Se Maria Elena sarà in questo avviso, lo dirà tra un po', però penso che noi in Parlamento si possa fare un lavoro da questo punto di vista che possa essere proficuo e che porti a questo risultato. Si è fatto riferimento anche a misure europee alle quali si può fare riferimento. Credo che l'Europa abbia degli spazi enormi sui quali ci si possa muovere, e anche non solo attraverso credo venga già fatto attraverso l'intercettazione di risorse importanti, ma anche attraverso una serie di progettualità che possono andare nelle direzioni che il dottor Beltrella ha esplicitato nelle slides, che mi sono sembrate assolutamente, diciamo, chiare e anche esplicative rispetto anche sia agli obiettivi che si vogliono raggiungere sia all'attuale situazione. Per cui piena disponibilità per prodotto che io in particolare sento molto vicino a me, tra l'altro ho scoperto, e questa sarà una giustificazione in più per assumere le quantità industriali, che fa dimagrire, e credo che in questo momento io ne abbia particolare bisogno, visto che sono notevolmente sovrappeso, e da ora in poi, anzi Fabio, sarai così gentile da dotarmi di una quantità quotidiana di sciogliere un po' il grasso in nessuno. Una delle proprietà che ho visto tra tutte le altre che sono riconosciute anche dal punto di vista scientifico, al di là delle battute che sono già noti e reali.
Grazie a tutti voi per questa visita. Che dicono che bisognerebbe consumare 150 grammi al giorno a digiuno, a colazione, specialmente per le donne che devono sottoporsi alla prova postuma. E qui basta, cioè, è stato detto in questa stessa sala qualche anno fa in uno di questi eventi. E piuttosto, se riuscissimo davvero, si è sempre detto, a farci arrivare nelle scuole, cioè ovviamente scolastiche, è vero che la maturazione delle ciliegie arriva quando le scuole stanno chiudendo, che cosa ci possiamo inventare per favorire anche un maggior canale di queste cose? Ma soprattutto parliamo della dottoressa onorevole Boschi, che cosa ci può dire? Buongiorno, intanto grazie per l'invito, inaspettato ma ben volentieri ho accolto e sono sentito a unire le forze dopo aver partecipato appunto 2 anni fa alla festa bellissima e aver tanto imparato ad apprezzare la qualità del prodotto, ma in qualche modo essermi anche innamorata della festa e tutto il lavoro che c'è dietro per poter far arrivare queste ciliegie buonissime e molto belle anche sulle nostre tavole. Io credo che intanto dobbiamo partire dal lavoro che abbiamo fatto negli anni precedenti con i governi di centro-sinistra proprio a sostegno dell'agricoltura. Prima si parlava dei giovani e di quello che possiamo fare per i giovani che si impegnano all'agricoltura. Io credo che l'operazione di riduzione sostanzialmente della tassazione degli anni al 40 sia stato un elemento importante per incentivare i giovani a svolgere questa attività che ormai richiede anche delle competenze, oltre che fatica e impegno notevoli per essere competitivi sul mercato. Ricordo le misure per eliminare la tassazione sul vino agricola, le misure di sostegno dell'agricoltura che ci sono state in questi anni e anche il lavoro serio fatto per la tutela del prodotto italiano. Pensiamo alla certificazione sul latte 100% italiano, anche ovviamente sui derivati, poi la lavorazione del latte, sulla pasta, sul riso, il pomodoro, quindi sicuramente sulla tutela anche dei nostri prodotti è stato fatto un lavoro importante dai governi precedenti nella scorsa legislatura. Lo stesso vale, quindi riallaccio la sua domanda, al lavoro con le scuole. Pensiamo che nella riforma della buona scuola è stato inserito in qualche modo anche la obbligatorietà per le mense scolastiche della tutela e della valorizzazione dei prodotti del luogo e della filiera sostanzialmente corta, quindi i prodotti a chilometro zero. E io credo che sia stato un elemento importante non soltanto per poter valorizzare al meglio i prodotti del luogo, la stagionalità, ma credo che l'educazione al cibo, all'alimentazione, a quello che portiamo nelle nostre tavole sia in prospettiva un elemento fondamentale non soltanto per la valorizzazione dei prodotti ma anche per la tutela della nostra salute, perché non possiamo nasconderci che i controlli che ci sono anche sulle modalità e sulle sostanze che vengono utilizzate nelle nostre produzioni sono diverse rispetto ad altri paesi. Sicuramente da noi c'è una attenzione particolare che poi si riversa sulla qualità, come abbiamo sentito anche dei prodotti che mettiamo nelle nostre tavole, mangiamo noi, beviamo noi, che mangiano i nostri figli. Quindi io credo che su questa linea dovremmo proseguire il nostro impegno per fare ancora di più, ovviamente, in questa legislatura, sapendo che l'agricoltura e l'agrifood è diventato uno degli assi portanti della nostra economia, perché l'export è cresciuto tantissimo negli ultimi 4 anni e devo dire che i dati dello scorso anno sull'export rispetto ai nostri prodotti agricoli sono davvero impressionanti. Cosa possiamo fare di più? Io credo che come politici possiamo dare in qualche modo, cercare di dare un esempio positivo sul superamento anche di alcune differenze, la capacità di fare squadra. È ovvio che per averlo ad hoc occorre anche che ci sia un impegno da parte soprattutto del territorio, delle amministrazioni comunali, dalle associazioni che lavorano sul territorio, perché purtroppo non sempre il piccolo è più bello. Occorre unire le forze per essere competitivi soprattutto poi sull'applicazione dei prezzi. E io credo che anche le risorse messe a disposizione dal governo e dai fiera aiutino da questo punto di vista, ma lo stesso secondo me devono fare le forze politiche, magari superare anche le restrizioni di partito per cercare di portare a casa dei risultati che servono al territorio, che servono ad alcune condizioni, come il Partito Democratico sicuramente.
io credo che sarebbe importante fare un ruolo trasversale, proprio perché credo che chi ha a cuore i lavoratori che stanno dietro ovviamente a questi prodotti, chi ha a cuore anche la tutela del paesaggio del territorio, perché mantenere queste produzioni significa mantenere anche la bellezza di quel territorio anche per chi fruisce venendo da fuori come turista, perché collabora la bellezza della Puglia, in quella zona della Puglia, sia importante superare le distinzioni. Per questo noi, anche dal nostro ruolo di opposizione, cercheremo di incalzare, di sollecitare il governo nell'aiutarci ad ottenere questo riconoscimento, quindi sperando che ci sia questa disponibilità, perché appunto va della qualità di un prodotto, della tutela del territorio e del paesaggio, e soprattutto anche della qualità, dell'impegno e della fatica di tanti lavoratori, di tanti produttori che sono dietro a queste ciliegie. Sulle mense purtroppo la stagionalità è difficile da superare, quindi dobbiamo goderne nei momenti in cui ci sono, o magari utilizzare quelli che sono i prodotti derivati comunque dalla ciliegia, perché abbiamo dei modi su cui usufruire nel resto dell'anno. Parafrasando una celebre frase, possiamo dire che all'ora dei campanili coltiviamo anche prodotti che piacciono al mondo. Di questo dobbiamo essere orgogliosi, ma dobbiamo essere altrettanto capaci poi di tutelarli e difenderli, perché la differenza si vede e si sente. Grazie. Grazie a voi. Colleghi, c'è qualcuno che ha qualche cosa? Qualche domanda? No. Se non ci sono domande, penso che... Mi perdoni, una domanda ci sarebbe. Non avete minimamente parlato dell'impatto dei pesticidi nelle Puglie, che sono a livello nazionale, siamo al quarto posto, parliamo di 15 milioni circa di chili l'anno di pesticidi anche vietati, e adesso con il decreto Martina addirittura si torna a dare dei prodotti pericolosissimi a livello di agricoltura e anche a livello di danno per i nostri bambini, addirittura prodotti che producono autismo, che sono stati banditi a livello europeo da 15 paesi. Questo è un problema che le impone. Purtroppo, che cosa dobbiamo fare? Noi privilegiamo sia come consorzio che come giornale, come sosteniamo e difendiamo i prodotti provenienti dall'agricoltura biologica, tant'è che questa cassettina di ciliegie che vedete qua proviene da questa cooperativa che fa solo esclusivamente all'agricoltura biologica. Tocca allo Stato, tocca ai vari organismi fare i dovuti controlli in maniera seria prima che li mette sul mercato. È possibile, oggi è possibile, che si riesce a fare l'attacco dell'olio se si riesce a vedere se un prodotto è stato trattato con il Dormex, che è vietato, e il Dormex è un fitofarmaco che favorisce l'anticipo della maturazione, quindi. Ma non siamo noi, a chi dobbiamo chiedere? I politici che cosa lo possono fare? No, se mi posso permettere, ci sono controlli e sanzioni, però non è corretto dire che vengono utilizzati, autorizzati, almeno non sono autorizzati pesticidi che, come sostiene lei, portino diciamo questo tipo di malattie autorizzate dallo Stato. Sinceramente l'informazione non corretta. Peraltro voi sapete perfettamente che negli obiettivi che anche la Commissione europea si è data, e proprio due giorni fa ero a Bolzano come dico il commissario per la tutela dell'alimentazione e della salute, il commissario europeo, a discutere di questo, c'è la graduale riduzione dei pesticidi. Poi ovviamente per quanto riguarda il nostro partito, tra le proposte programmate con le quali ci siamo presentati c'era anche l'eliminazione totale entro il 2025, però poi questo dipenderà ovviamente dalle forze di governo, le scelte che faranno, ma sicuramente a livello europeo c'è una riduzione graduale. Sappiamo anche che occorre valutare attentamente quali sono le sostanze che possono essere utilizzate senza rischi per la salute, perché è l'interesse primario di tutti. Penso però che anche dal mondo dell'agricoltura venga la richiesta di una gradualità per consentire in qualche modo anche di sopperire con altre modalità alternative che sono possibili e che ovviamente vengono introdotte in modo più estensivo. Poi come sempre secondo me è giusto che il consumatore abbia trasparenza e possa scegliere anche il tipo di prodotto che ritiene essere più sicuro e preferibile.
questo sicuramente è un elemento importante di difesa anche della scelta dei cittadini. Se posso dire qualche cosa, collega, la DOP, che ha un suo disciplinare, serve anche ad evitare queste pratiche anomale e a tutelare, diciamo così, i consumatori. Sì, ho capito. Comunque quello che ho detto è assolutamente corretto. Ci sono sostanze, qui abbiamo tutte le relazioni, tra l'altro adesso manderemo al nuovo governo. Sono sostanze che sono vietate, addirittura bandite. Che nel decreto Martina le hanno fatte rientrare. Abbiamo tutta la relazione, posso anche consegnarla oggi, non è un problema. Posso dire una cosa? Per questo motivo serve un consorzio di tutela, perché il consorzio di tutela che parte dalla base, dall'imprenditore, poi metterà a disposizione attraverso l'organismo di certificazione misure atte a limitare l'utilizzo di queste sostanze che fanno male all'uomo e alla pianta. Però deve partire il tutto dalla base, dall'imprenditore che si deve associare. Se manca questa cultura, questi problemi non si risolveranno mai e la politica non può intervenire a risolvere queste problematiche, perché è l'imprenditore che si deve associare per evitare queste problematiche. Certo, assolutamente, se mi posso permettere un ultimo intervento, noi abbiamo pubblicato in via tutto gratuito, in occasione della marcia contro i pesticidi che si è tenuta in Nord Italia, a Verona e Treviso, abbiamo fatto questa pubblicazione, io sono presidente di European Consumers, insieme con l'ISDE e altre associazioni, abbiamo fatto questa pubblicazione che si chiama Note di inquinamento da pesticidi in Italia ed è estremamente esaustiva, insieme con i nostri consulenti che sono anche collaboratori e che lavorano presso l'ISPRA, per cui tutti i dati estremamente attendibili. Credo che sia in assoluto il lavoro più esaustivo per quanto riguarda i pesticidi in Italia. E scusate, potete trovare questo studio online su ResearchGate. Va bene, altre domande? Bene, grazie a tutti quanti, grazie ai parlamentari, grazie a padre Io veramente avrei parlato anche della xylella, ma non c'è stato tempo. Speriamo che non vada a siamo presenti sia a Roma. Che